Oggi andiamo a vedere come si fa il nome di legno con il pupazzino attaccato. E vedremo il procedimento passo passo di come si fa il nome, iniziare dai caratteri fino ad applicare il pupazzino in questo modo. Ok? Andiamo subito al nostro video. Per prima cosa dovremo andare a scegliere un carattere corsivo. Corsivo significa che ha la possibilità di essere composto e le lettere unirsi le une alle altre. E sul web, guardate, io sono in questo sito qua, eccolo qui, potete prenderne appunto, e all'interno ce ne sono veramente di tanti, voi potete veramente sbizzarrire. E poi ecco, non ci rimane altro che scegliere quello che più ci piace. Facciamo un esempio, facciamo questo qua. All'interno già avete le lettere maiuscole e minuscole di come verranno fatte. Se vi piace, poi potete anche fare una prova del vostro nome. Supponiamo che io voglio scrivere il nome Sara. Clicco su prova. Scusate, ho sbagliato. Eccolo qua. E vedete che già vi dà in anteprima come verrà composto il nome. Se vi piace, non fate altro che il download del carattere e quindi è digitabile con il Word. Ok? Eccoci, io ho scelto questo carattere perché mi sembra molto armonioso, ben tondeggiante e chiaro. Ora non ci rimane altro che scegliere la nostra base, la nostra tavola, e quindi andremo a prendere un multistrato che rimane comunque abbastanza tenero da tagliare e non si imbarca. Dobbiamo solamente scegliere lo spessore. Possiamo andare su uno spessore da 15-20 mm se vogliamo che il nostro nome si mantenga in piedi, oppure scegliere uno spessore minore come questo, sempre di multistrato, però da 10 mm se vogliamo appenderlo alla cameretta con il biadesivo. Questo qui chiaramente si mantiene sempre in piedi, però è più facile che cade, mentre con questo spessore più diciamo più largo il nome può anche essere posto sulla scrivania, no? E rimanere così in piedi da solo. Ora non rimane altro, supponiamo che non lo facciamo con il 10 mm, non rimane altro che prendere della carta calcante, poggiarla chiaramente sulla nostra tavola e ricalcare il nostro nome in modo che rimarrà impresso sulla nostra tavola. Una volta che abbiamo trasferito il nostro nome, le linee del nostro nome, sulla tavola da tagliare, andremo subito a notare che ci sono degli spazi che dovranno essere totalmente svuotati. Quindi cominciamo subito ad individuare quali saranno le linee, per cui il nome andrà per forza essere tagliato con un punto sottile, quindi il passaggio della sola lama, per poi andare a svuotare diciamo l'interno della lettera. Ad esempio, se noi abbiamo la E, no, che più o meno adesso è fatta così, anche la E avrà un punto vuoto da svuotare, così come la B, ok? E così via. Quindi il miglior passaggio per la A è proprio questo punto qua sopra. Quindi quando componete il nome, cercate già di capire quale è il passaggio della lama per andare a tagliare l'interno della lettera o della vocale. Ora poi lo vediamo immediatamente. Quindi a questo punto non vi rimane altro che prendere il vostro archetto da traforo, lo vedete qui in alto come sono fatti, oppure un traforo diciamo di quelli elettrici. Io userò sempre il mio traforo perché lo faccio diciamo a livello anche artigianale da bancarella, e eventualmente poi lo volete fare in modo un po' più professionale, vi consiglio di organizzarvi
tutte quante, no? Le letterine da prendere, andare a ricalcare immediatamente sulla tavola e comporre il nome per essere più veloci, ma questo è un altro discorso. Quindi passiamo subito al taglio del nostro nome tramite il traforo professionale, nel caso mio, nel caso vostro, se non lo avete. Con l'archetto da traforo. Faccio una premessa. Con l'archetto da traforo sicuramente troverete solamente questo tipo di lame qui, sono le multidirezionali, mentre con i seghetti professionali troverete o queste lame qui che sono quelle lineari, o a volte i seghetti, se sono ben accessoriati, possono anche montare queste qui multidirezionali. Cambia il tipo di lavorazione, nel senso del movimento per tagliare il nome, ma il risultato più o meno è quello, ossia è sempre meglio utilizzare una lama piatta perché poi il lavoro viene più bello e più preciso e le gole dei tagli per svuotare le lettere si vedono ancora meno. Procediamo al taglio. Allora, adesso accenderò il traforo, voi vedrete molto lenta la lama, ma vi assicuro che è un effetto diciamo della ripresa, perché effettivamente gira 1440 giri, quindi sentirete un po' di rumore, ma è tanto per farvi vedere come si segue la linea e come passare all'interno delle lettere per svuotarle. Ok, ci siamo, via. Seguiamo tutto quanto l'andamento della linea. Faremo la stessa cosa con il traforo a mano, con l'archetto. Più siamo precisi, e adesso vado veloce, e più diciamo, il lavoro verrà carino e preciso. Ora qui siamo alla A. Vedete, io passo prima dentro e mi svuoto la lettera. Quindi una volta che si svuota la lettera, ripasso fuori e vado a continuare il nome. La seconda opzione è prima fare l'esterno e poi andare a ripassare i vuoti, è ancora meglio come soluzione, vi consiglio questa seconda. Quindi fatevi tutto quanto il nome esterno e poi andrete a svuotare le lettere. Ecco qua, questo è il nome, poi svuotate le lettere a questo punto è ancora più facile svuotarle perché non avrete tutta quanta la tavola da tenere in mano e vi suggerisco di girare così e uscire a marcia indietro in modo che il taglio è liscio, piccolo, se no così potete anche passare fuori dell'entrata con l'uscita della sega. E poi vi rimane, diciamo, un qualcosa di fatto male. Ora non ci rimane altro che lisciarlo con la carta vetrata. Io utilizzerò la mia levigatrice ed il gioco è fatto. Non rimane altro che colorarlo a vostra fantasia, dei colori più che vi piacciono. Come vedete, anche questo qua da 1 cm ai 10 mm rimane comunque in piedi. Scegliete i caratteri che comunque riescono, se volete fare questo tipo di applicazione, cioè lasciarli in piedi, che non sporgono da piedi, soprattutto è la G che dà fastidio. Quindi la G, cercate di trovare un carattere che si legga di sopra la lettera. E ora vi faccio anche vedere con la colla a caldo come attaccarci un soggetto, un personaggio dei cartoni animati. Quando andate
a levigare il vostro nome, oltre che passare dietro su tutta quanta, diciamo, i pelucchi lasciati dalla sega, e passate anche davanti con la carta abrasiva in modo che levate completamente tutte quante le linee della matita, ok? Almeno poi l'acrilico o la tempera che andrete a dare per colorarlo non traspariranno le linee che abbiamo lasciato sotto con i segni della matita. E lisciate eventualmente qualche sbaffatura o diciamo qualche imperfezione nel nome in modo da lasciarlo più tondeggiante possibile. Allora andiamo a colorare il nome. Io adesso per velocizzare il video utilizzerò delle bombolette spray di due colori differenti. Voi usate, come ripeto, tempera, acrilico, quello che volete. Il nome diciamo che si può colorare, no? Anche diciamo sfumandolo. Ok, usate il colore più forte prima da una parte e poi utilizziamo quello un po' più chiaro dall'altra, ecco fatto. Vedete, con la bomboletta è velocissima, no? E abbiamo dato comunque una tonalità di sfumatura, si può sfumare per orizzontale o per verticale, come desiderate. Adesso faccio asciugare il nome e poi vi faccio vedere come si può applicare un personaggio al nome che stiamo facendo. Per i personaggi da applicare al nome usate sempre la stessa tecnica, vi scegliete un'immagine dal web che volete riprendere, la stampate, fate le linee di contorno con la carta calcante e la matita e poi ve le dipingete oppure potete fare direttamente una figura decoupage. Io faccio prima le linee, poi le traforo tutto intorno e poi le dipingo con il pennellino, ma per fare prima si fa anche presto a fare una figurina in decoupage, si applica e poi si ritaglia intorno, come avete visto con la targhetta, diciamo, che ho fatto in questo video. Guarda, qui sopra, anzi, in fondo al video vi faccio vedere la targhetta con il nome. Ora, come si fa ad incastrare? Mettiamo che Sara, ecco, cade proprio a pennello Hello Kitty. Mettiamo che Sara lo dobbiamo, e che Hello Kitty lo dobbiamo applicare a Sara. Prenderemo la nostra Hello Kitty, la posizioniamo in modo che appena appena copre la lettera S, ma che sia che tocchi almeno un paio di punti della lettera, e quando è in linea con il nome. E ricordatevi sempre che se lo volete far poggiare sulla base della scrivania e tenerla dritta, dobbiamo anche che i piedini di Hello Kitty siano in linea con il profilo inferiore della scritta Sara. Quindi, una volta che siamo in queste condizioni, facciamo una linea dove Hello Kitty tocca i punti Sara, la S di Sara, vedete? Adesso con il nostro archetto da traforo, io vado con il traforo professionale, andremo a fare questi incavi. Una volta fatti gli incavi, più siete precisi e più combacerà il personaggio, e più facile sarà incollarlo. Ora, se è proprio preciso preciso, potete anche andare con il Bostik, il Vinavil. Io per fare in modo veloce utilizzo la colla a caldo, quindi non faccio altro che mettere un po' di colla a caldo sugli incavi, appoggiare il personaggio e in men che non si dica è Eccoci qua, incollato. mettiamo 2 punti di colla, non fate caso alla mia pistola, è usata tantissimo. E poi quando è proprio calda lo attacchiamo, leviamo qualche filo, super veloce. Eccoci qua, spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto. Vi lascio in fondo anche i link della targhetta in decoupage. Grazie, arrivederci, lascio i commenti aperti, al prossimo tutorial. Bye bye.